Progetto di bonifica e reindustrializzazione nell'area della discarica dei veleni di Bussi, parla al nostro TG l'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca. Dal 19 al 21 giugno a Capri la settima edizione del premio Biagio Agnes, dedicato alla memoria dello storico direttore generale della RAI. E buonasera, questi gli argomenti che affronteremo, ma c'è la cronaca in apertura. Un brutto incidente si è verificato questa mattina alle 10 a Silvi, all'altezza dell'hotel Boston, sulla statale 16. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una vettura e uno scooter sono rimasti coinvolti nell'incidente. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni a bordo delle due ruote. Ha infatti riportato brutti traumi nell'impatto ed è stato trasportato in eri soccorso all'ospedale di Pescara, dove è ricoverato in gravi condizioni. Il sedicenne però per fortuna non corre pericolo di vita. Sul posto anche polizia e 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Cambiamo argomento, l'avete sentito dai titoli, esiste un progetto di bonifica e di reindustrializzazione per quanto riguarda l'area della discarica dei veleni di Bussi. Ad annunciarlo in questa intervista rilasciata al nostro telegiornale è stato proprio l'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca. Sentiamo. Allora, i problemi collegati alla bonifica della discarica di Bussi nonché all'asta fluviale del Pescara sono stati affrontati oggi all'Aquila, un incontro convocato dal commissario Goio. Ecco, quali sono stati i risultati e soprattutto quali sono le criticità che sono emerse? Sì, intanto era una conferenza dei servizi convocata proprio dalla struttura commissariale, dall'architetto Goio, volta all'esame di questa progettazione che interessava sia le aree interne che le cosiddette aree esterne e che quindi per la prima volta si poneva di fronte al quadro complessivo futuro dell'area nella sua interezza. La conferenza di oggi ha avuto un esito favorevole, nel senso che è stata liquidata la progettazione in linea tecnica e a questo punto abbiamo dato la possibilità, insomma, anche il supporto per quanto in nostra possibilità e competenza alla struttura commissariale per poter operare attraverso un proprio specifico atto monocratico alla validazione definitiva del progetto e quindi all'avvio delle procedure. Cosa si tratta di fare per riportare la situazione a uno stato di sicurezza e soprattutto chi paga? C'è questo finanziamento ormai di 50 milioni di euro legato alla bonifica e reindustrializzazione del sito. Il progetto complessivo inerisce circa 44 milioni di euro di questo importo. 6 milioni di euro è stato dichiarato da Solvay che vuole fare la propria parte investendo ciò soprattutto nelle famose aree ex Medavox e quindi sulla scorta di ciò ci sono una serie di interventi che vanno a risolvere i problemi evidenziati ormai da tempo per quelle che sono, insomma, tecnicamente adesso è un po' arduo andare a specificare, ma sostanzialmente procederà comunque una messa in sicurezza permanente dell'intera area, oltre a predisporre l'infrastrutturazione che sarà occorrente per il futuro processo dell'industrializzazione. Solvay ha già manifestato la volontà di abbandonare il sito di Bussi, c'è qualche offerente, cioè per quanto riguarda l'occupazione, qual è il futuro di quella zona? No, questi temi non sono stati ovviamente affrontati oggi. Solvay ha ribadito attraverso una specifica verbalizzazione. E ad Atri invece in campo sociale è stata siglata la convenzione tra l'ASP numero 2 della provincia di Teramo e il Sentiero, centro di ascolto Onlus del CEIS, per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dell'azienda di servizi alla persona che sarà oggetto di lavori per 185.563 euro. Si tratta di un ex casolare situato in zona Colle Sciarra di Atri, precedentemente occupato da coloni dell'ente che abbiamo deciso di adibire al centro di accoglienza notturna di persone in situazione
condizioni di tossicodipendenza inserite nel programma terapeutico riabilitativo attivato dal CEIS di Pescara, spiega il presidente dell'ASP numero 2 Mimma Centorame. Il progetto nasce proprio dalla sinergia tra azienda di servizi Il Sentiero, rappresentato da Gianluca Dell'Elce, che presiede l'associazione, e Don Giuseppe Bonomo, parroco della Chiesa Cattedrale di Atri. Pagina di cultura e spettacoli, torna a Capri dal 19 al 21 giugno la settima edizione del premio Biagio Agnes, intitolato alla memoria dello storico direttore generale della RAI, scomparso il 30 maggio del 2011, e si ritroveranno così all'interno della kermesse firme importanti del giornalismo. Vediamo. Il 30 maggio 2011 se ne andava per sempre a 82 anni Biagio Agnes, ex direttore generale della RAI. Era nato a Serino, in provincia di Avellino, il 25 luglio del 1928. Agnes era entrato in RAI nel 1958, dopo aver iniziato la sua attività giornalistica al Corriere dell'Irpinia, e in RAI ha percorso tutta la carriera: redattore alla sede di Cagliari, capo servizio al giornale radio, condirettore del telegiornale, fondatore e direttore del TG3, vice direttore generale per la radiofonia. Dal 1982 al 1990 è stato poi storico direttore generale della RAI, tra i più longevi della TV pubblica. Sotto la sua direzione la RAI ha affrontato i profondi cambiamenti intervenuti nel settore radiotelevisivo con l'avvento della TV commerciale. Con Agnes direttore generale sono stati avviati poi nuovi servizi come televideo e sperimentato nuove tecnologie quali le trasmissioni via satellite e l'alta definizione. Sotto la sua direzione fu anche istituito il centro televisivo di Saxa-Rubra. Per conservare e rendere viva la sua memoria, dal 19 al 21 giugno si rinnova a Capri l'appuntamento con il premio a lui dedicato, giunto alla sua settima edizione. La kermesse dedicata al giornalismo è stata presentata al Salone degli Arazzi della RAI di Viale Mazzini a Roma, alla presenza di alte personalità del mondo del giornalismo e della televisione. L'evento quindi è stato promosso e organizzato anche quest'anno dalla Fondazione Biagio Agnes, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania, del Comune di Capri, della Camera di Commercio di Napoli, dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dell'Unione Cattolica Stampa Italiana e dell'USIGRAI, Unione Sindacale dei Giornalisti RAI. A ricevere il riconoscimento ci saranno importanti firme del mondo del giornalismo italiano e internazionale, premi che andranno a diverse categorie: premio internazionale, premio alla carriera, premio al giornalista nel governo e poi per la carta stampata, per la televisione, per la radio, per costume e società, e anche un premio dedicato alle nuove frontiere del giornalismo. Ed inoltre premio giornalista scrittore ai giovani under 35 e infine un premio speciale. Al microfono la soddisfazione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi. Questo premio che ha l'obiettivo di esaltare i valori del giornalismo moderno, però senza tralasciare quelli tradizionali. Ma io credo che si cerchi l'eccellenza nel giornalismo e che quindi per le varie categorie si cerchi chi ha fatto meglio nell'ultimo anno o chi va premiato in certi casi con il premio della carriera per una lunga militanza nel giornalismo con grandi risultati. Ad annunciare i nomi dei vincitori è stato proprio il presidente di giuria Gianni Letta, che ha ribadito l'importanza del premio, che conserva quei valori principali di un grande uomo che oggi vogliono essere trasmessi anche alle nuove leve del giornalismo. Ma è un modo soprattutto per ricordare la sua storica figura all'interno dell'azienda. Per ricordare Biagio Agnes e per riproporre nel suo nome al mondo dell'informazione di oggi i grandi valori ai quali lui è sempre stato fedele, che non sono soltanto quello della dedizione, dell'impegno, del sacrificio, della responsabilità, della serietà, ma che sono anche quelli di fare informazione in modo serio, oggettivo, corretto, di guardare al mondo, di confrontarsi con tutti e di farlo a servizio del pubblico e non a servizio di determinati interessi. In linea con lo spirito che anima la Fondazione Biagio Agnes, sono state poi assegnate per il terzo anno consecutivo due borse di studio a giovani giornalisti praticanti. I vincitori di questa edizione sono il primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università Luiss di Roma e della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica di Milano. Al microfono la soddisfazione della figlia del compianto Biagio, Simona Agnes, nonché presidente della Fondazione. Quest'anno è la settima edizione, come ha detto bene lei, ed è un premio ricco di novità,
È un premio con dei nomi illustri che sono stati decisi e designati da una giuria presieduta da Gianni Letta. Siamo molto contenti e soddisfatti di questa nuova edizione che si terrà adesso a Capri il 20 giugno. Vi aspetto. Biagio Agnes ha lasciato in Rai un pezzo di storia incancellabile, perché sotto la sua direzione sono avvenuti anche profondi cambiamenti, parliamo dell'assetto radiotelevisivo. Sì. Non per questo e non a caso è stato ritenuto un grande direttore generale della RAI, perché con la sua imparzialità e la sua devozione a questa azienda ha apportato grandi risultati e grandi cambiamenti. Uno di questi è quello che lei ha appena citato. Nonché il centro radiotelevisivo di Saxa Rubra porta il suo nome, che è stato intitolato a lui qualche anno fa, subito dopo che è mancato, e oggi siamo tutti orgogliosi, anche noi della famiglia, quando arriviamo davanti alla Saxa Rubra a vedere questo ricordo di papà. La serata di premiazione sarà poi arricchita come al solito da momenti di spettacolo, musica e danza. Appuntamento con il premio Biagio Agnes venerdì 26 giugno in seconda serata su Rai 1. A condurre ci saranno Mia Ceran e Franco Di Mare. Un evento quindi che vuole ricordare, ma soprattutto elogiare, il lavoro di un uomo straordinario, un direttore generale che ha speso tutte le sue energie in difesa del servizio pubblico. Tutto ciò, insomma, che di buono conserva e rilancia il prestigio della Rai, oggi è ancora largamente segnato dalla sua indimenticabile coerenza e professionalità umana e civile. Una grande lezione di giornalismo che noi riproponiamo nel suo nome ogni anno, scegliendo i migliori professionisti sia della televisione, sia della radio, sia della carta stampata. E credo ci sia riusciti anche quest'anno, e i nomi dei premiati sono tra le assolute eccellenze presenti e futuri del giornalismo italiano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, ora spazio agli altri programmi della rete. Buona serata.